Ciao, sono Marco, benvenuti ad una nuova video recensione di xtremehardware.it. Oggi vi presenteremo il nuovo case Corsair Carbide 400R, l'ultimo prodotto nato dalla casa americana, che prometterà di conquistare il mercato entry level con le sue numerose features. Dopo avervi presentato il Corsair 600T White Edition, la redazione di Extreme Hardware analizzerà questo nuovo case destinato alla fascia consumers. Un mercato che non era ancora stato abbracciato dalla casa produttrice californiana. Il 400R adotta delle soluzioni tecniche all'avanguardia, come l'eccellente sistema di cablaggio ereditato dai fratelli maggiori, la possibilità di montare fino a 10 ventole totali e di alloggiare schede video di grandi dimensioni, nonché di installare un radiatore da 240 mm nel tetto del case. Supporta inoltre il montaggio del sistema All-in-One Corsair H100, e di sistemi modulari di raffreddamento a liquido. Eccellente il sistema di raffreddamento interno. Preinstallate troviamo 3 ventole con LED bianchi, 2 situate nel pannello frontale in immissione ed una posta nella sezione posteriore in espulsione. Nel caso avessimo bisogno di maggiori performance, troveranno alloggiamento 2 ventole supplementari subito dopo il cage per gli hard disk, una nel fondo del case per immettere ancora più aria all'interno del cabinet, 2 sul pannello laterale sinistro ed infine altre 2 ventole posizionabili nel tetto del case per incrementare l'espulsione dell'aria calda generata dalle nostre periferiche interne. Le prerogative sembrano davvero eccellenti. Analizzeremo ora nel dettaglio il Carbide 400R. Il bundle comprende viti ed accessori per il montaggio dei componenti, manuale tecnico, adattatore da USB 3.0 a 2.0. La parte frontale è caratterizzata da linee pulite ed essenziali. Sono disponibili 4 bay da 5.25 pollici. Nella sezione inferiore troviamo 2 ventole da 120 mm in emissione con LED bianchi, munite di filtro antipolvere non estraibile dall'esterno. Il logo Corsair, come in ogni cabinet dell'azienda americana, è posizionato nella parte bassa del pannello frontale. Nella sezione superiore troviamo il pannello delle connessioni, che include 2 porte USB 3.0, retrocompatibili con USB 2.0, Nel caso in cui la mainboard non disponesse delle connessioni USB di ultima generazione, viene comunque fornito nel bundle un adattatore che permette di collegare i cavi delle porte USB 3.0 in un connettore della scheda madre per USB 2.0. A fianco troviamo il pulsante di accensione che ingloba il LED di stato, il LED di funzionamento degli hard disk, ingresso per microfono e cuffie, pulsante per l'accensione e lo spegnimento dei LED delle ventole frontali, pulsante di reset e connessione FireWire. Per sganciare il pannello frontale bisognerà tirare dalla sezione inferiore dello stesso. In questo modo andremo ad accedere alle periferiche da 5.25 e dai filtri antipolvere delle ventole situati sul pannello stesso. Particolare attenzione va al sistema di aggancio, che incorpora dei perni in solido metallo e non in comune plastica. Eccoli qui. Soluzione già vista sul costoso Corsair Obsidian 800D. Nel tetto del case troviamo un'immensa griglia a nido d'ape, in cui troverà alloggiamento un radiatore da 240 mm o 2 ventole da 120 o 140 mm. Nel caso in cui avessimo la necessità di trasportare il nostro 400R, Corsair ingloba nel tetto del case una pratica maniglia che permetterà di sollevare agevolmente il cabinet. Il pannello laterale sinistro presenta una grande griglia in corrispondenza della CPU e della scheda video, nel quale sarà possibile installare 2 ventole da 120 o 140 mm. Nell'alloggiamento per le viti di fissaggio delle ventole, come per il pannello superiore, troviamo dei gommini in plastica antivibrazione. Il pannello sinistro, come quello destro, è caratterizzato da una grande sporgenza che permetterà di avere un grande spazio interno per sistemare al meglio il nostro cablaggio.
o le nostre periferiche. Non è presente nessun filtro antipolvere a protezione delle due griglie. Nella sezione posteriore troviamo una ventola di espulsione da 120 mm. Eccola qui. 8 slot PCI ventilati, 4 fori per il passaggio dei tubi per un sistema a liquido e la sede di alloggiamento per l'alimentatore. Innovativo il sistema di fissaggio dei pannelli laterali. Grazie all'adozione di viti ad alette, che una volta svitate rimarranno inserite nel pannello stesso, eviteremo così la caduta e la perdita delle viti stesse. Ecco qui. La sezione interna del 400R, come da tradizione Corsair, è contraddistinta da una grande apertura in corrispondenza della zona della CPU, che renderà facile e veloce la sostituzione del backplate e del dissipatore per il processore. Il sistema di cablaggio è veramente ottimo. Numerose aperture su tutto il piatto della scheda madre permetteranno una gestione dei cavi che rasenterà alla perfezione. Tali sezioni sono coperte da una guarnizione in plastica per agevolare ulteriormente il passaggio dei cavi. L'installazione delle periferiche PCI avverrà mediante l'utilizzo del classico sistema a vite. Non è presente un sistema di fissaggio tool-less. L'alimentatore sarà sorretto da 4 piedini in plastica antivibrazione, con abbondante spazio anche per unità di alimentazione dalle dimensioni superiori alla media. Un'ulteriore ventola da 140 mm potrà essere installata nel fondo del case. Sia questa ventola che quella dell'alimentatore beneficeranno di un filtro antipolvere estraibile dall'esterno. Potranno essere installati fino a 6 hard disk da 3 pollici e mezzo con un sistema di fissaggio tool free. I rack saranno compatibili anche con unità di memorizzazione da 2 pollici e mezzo. Il drive bay presenta degli inserti in gomma che permetteranno di ridurre le vibrazioni generate dalla periferica. Dietro al cage per gli hard disk potranno essere installate altre due ventole da 120 mm. Le viti di fissaggio sono comprese nel bundle, per massimizzare il circolo d'aria generato dalle due ventole in emissione frontale. Le periferiche da 5.25 pollici beneficeranno anch'esse di un sistema di montaggio tool free. Nella parte sottostante del case troviamo 4 solidi piedini in gomma antiscivolo ed antivibrazione e l'enorme filtro antipolvere estraibile e lavabile. Corsair ormai ci ha abituato a prodotti destinati ad un grande successo ed anche il nuovo Carbide 400R non sarà da meno, nonostante l'unica pecca riscontrata nella mancanza di filtri antipolvere per il pannello laterale sinistro. Promuoviamo a pieni voti l'ultimo nato in casa Corsair. Il look è semplice e lineare, la gestione dei cavi è ottimale, eccellente il sistema di dissipazione e molto comodo il filtro antipolvere estraibile dall'esterno per la sezione inferiore del case. Lo spazio interno è immenso, anche la configurazione più complessa troverà la giusta sistemazione. Il prezzo di 99 euro ci sembra allineato alle caratteristiche tecniche del prodotto. Sicuramente il 400R farà molta strada nella sua fascia di prezzo grazie all'indiscussa qualità costruttiva Corsair. Si ringrazia Corsair per il sample fornitoci in test e alla prossima video recensione.